Sara, vedi là dietro in distanza dove? Chi c'è? Dove? Da qua, qua, Gabri. Proprio qua. Gabri, allora, questo lo Gabri lo dobbiamo spiare. Porca miseria, sì, lo dobbiamo spiare. Però adesso, praticamente, allora, vi spiego, ci sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda questa situazione. Io gli dico, anzi, lo spostiamo un attimo. Ok, eccolo qua. Ciao Gabri. Allora, praticamente, amici. Ciao. Allora, io e Chiara, praticamente, cosa facciamo? Sì, eccomi. Cosa facciamo io e Chiara? Praticamente, adesso ce ne andiamo di nuovo. Quindi ci sentiamo dopo comunque. Va bene? Va bene. Ok, okay, perfetto. Ciao, ciao Gabri. Ciao. Ok, perfetto. L'hai spostato? Sì. Allora, praticamente cosa succede, Dunisiani? C'è una cosa che Gabri ha fatto di nuovo. È impazzito nuovamente. Oh, porca miseria, no, Chiara. Oddio. Mi ha visto volare. Io sono in creativa perché adesso ci dobbiamo disguisare da... Capisco. Fai slash D, non lo so, da facciamo di nuovo pipistrello perché... Oppure tipo qualcos'altro, però secondo me il pipistrello è il meglio perché... È più credibile. Esatto, perché, capito Dunisiani, altrimenti tipo... Com'è che facciamo a volare se prendiamo una mucca per dire? Appunto, una mucca che vola mi sembra un po' improbabile. Esatto, è un po' impossibile, direi. Però facciamo che... Adesso spiamo bene Gabri. Ma cosa sta facendo per ma dire? Okay, ok, ok, no, stava craftando una cosa. Oh, ma qua sta andando avanti. Mannaggia, proprio fra gli animali. Ok, praticamente fra i lama più che altro. Fra i lama. Fra i lama. E tu ti ricordi, Chiara, cos'erano i lama? Praticamente nello scorso episodio avevamo visto che c'è il dio lama. Andate a vedere lo scorso episodio se non l'avete visto. Dopo che avete visto questo, ovviamente. E mannaggia, lui mi infatti. Vabbè, apriamo. Ok, perfetto. Allora, praticamente nello scorso episodio cosa abbiamo visto? Che lui venera una sorta di dio lama. Ma nell'ultimo episodio della Vanilla, mi pare, abbiamo visto anche che c'è di nuovo il personaggio che viene controllato, Dunisiani, da me. Veramente? Sì, cioè nel senso, a me il personaggio viene controllato, il mio personaggio, sì. Oddio. E comunque tu stai un attimo dormendo, non va bene questa cosa. No, sto ascoltando perché non sapevo. È di nuovo qua. Allora, lo scorso, io non so perché, ma ha spostato il tempio del dio lama. Praticamente forse era troppo evidente lì. Può darsi anche perché noi praticamente qua non ci veniamo mai. Invece dall'altra parte ci andiamo infatti. Però che comunque c'entro? All'esterno comunque visibile. Vabbè, comunque diciamo che vabbè, facciamo finta di niente insomma. E praticamente il mio personaggio viene di nuovo mosso da solo, no? Lo vedete anche nel video, diciamo quello là del Vanilla Maledetto. La vedete anche su TikTok. E praticamente cosa va a succedere, Dunisiani? Questa è una cosa molto importante che va tenuta a mente. Io a volte dopo ho sentito tipo come dei gracchi, come dei rumori strani. Senso? Nel senso, rumori in sottofondo. Tipo, ok. Ma è nel senso che Chiara praticamente potrebbe darsi che quella voce che lui ha sentito la scorsa volta sia veramente. Ah, quella che lui pensa sia il diolama, tipo. Esatto, e lui sia veramente, diciamo, ecco, un hacker o un qualcosa di questo tipo. Io ora non so l'entità, io non so cosa sia, sinceramente. Non ne ho la più pallida idea. Però... Esatto, ma perché è un po'. A parte che è preoccupante. Un po' strano. Esatto, è molto preoccupante. Amici, scusate se vi disturbo, però è scomparso il mio lama. Oh, cosa? Madonna mia. Aspetta. Ho il mio lama, non lo so. Sposto. Ciao, Gabri. Amici. Sì, e dimmi, dici. Mi è scomparso il lama dell'altra volta. Vabbè, te ne fai un altro. Ok, ma aspetta, ma quale lama? Quello del tempio, dici? Sì. Vabbè, sarà despawnato. Sì, può darsi che desponi, è normale, no? No, ma come? Come ti senti per questa cosa? Non lo so, però ci avevo messo un po' a trovarlo. Quindi sei triste per questa cosa? Un po'. Immaginavo. Vabbè, Gabri, lo troverai, vabbè, a parte che ce ne sono tanti nel mondo, no? Tu non ne hai altri? Esatto. Ne ho, però è difficile farli uscire per portarli nel tempio. Ah, ok. Vabbè, comunque. Ecco, consiglio, alla fine si fa. Esatto. Vabbè, comunque, Gabri, ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao. Okay, spostato. Allora, cos'è? Cioè, a parte che si era ma sentito. Che strano. Si era sentito bussare Dunisiani, probabilmente era da lui. Sì, e quindi si sarà dovuto mutare. Quindi l'ho spostato direttamente prima che succedesse un casino. Tipo, magari ma si sentiva, non so, qualcuno che diceva: Gabri! Oddio. Magari c'era Gabri basta col diolama, tipo. Sì. Ti immagini che poi tipo anche in famiglia ne parla, tipo: aiuta. Ovviamente la sua famiglia è fatta da un castoro, perché noi sappiamo che è una scrofa grassa, no? E praticamente non era una foca.
Sì, ma praticamente i suoi genitori sono dei castori. No, aspetta, però è un po' offensivo verso i suoi genitori. No, poi i miei genitori. Vabbè, non sto... Gabriel, una foca, no, ma non sto offendendo i suoi genitori. Io sto offendendo... cioè, no, non sto offendendo affatto, per l'amor del cielo. Lungi da me dall'offendere tunisiani. Però intanto qua non sta succedendo niente, mannaggia lui. Infatti, non sto facendo niente. Vedi che è una foca, però, non è possibile. Mannaggia alla alle foche grasse. Cosa stai facendo? Ma va, vola, vola. Sì. Vola sempre. Vabbè, ma perché lui... Ma è deficiente. Ma io non ho parole, ma perché? Quindi prende l'esperienza. Cara, che schifo. Dettagli. Vabbè, capo. Adesso lo sposto. Ciao, Gabri. Amici, ciao. Sono morto. Sei morto, perché sei morto? Sono caduto con l'elitra. Ah beh, mannaggia a te, perché voli sempre? Non serve volare nel villaggio, no? Tu stai intanto al villaggio. E volevo cercare il lama. Volando? Ma tanti. Però è difficile farlo uscire dal coso lì, come si chiama. Eh beh sì, certo, tu sei molto bravo a parlare. Ma scusa un attimo. Non mi ricordavo. Sì, allora, scusa un attimo, ma tu cerchi il lama volando? Non ho capito, cioè, tu vuoi cercare il lama solo sopra nel cielo, non ho capito. No, quando vedo un lama scendo. Ah, nel villa, vabbè, insomma, vabbè. Diciamo che è un metodo lama, se proprio vuoi. Esatto. Ma forse perché non è... Ma come mai tu consideri questi lama molto importanti da questo punto di vista, no? Ma sì, sono simpatici. Ah, sei simpatici, come fai a saperlo? Parli? No, però sembrano simpatici. Ah sì? Come fai a saperlo? Cosa ti fa dire che sono simpatici, Gabri? Dimmi un po'. Non lo so, però sembrano simpatici. Ah, ok, quindi ti sembrano un po' simpatici. Vabbè, esatto. Interessante, dopotutto i lama sì, sono simpatici, anch'io a volte, tu sai, no, che ci ho parlato anche col dio lama una volta, no? Ah, capisco. Tu ti ricordi dallo scorso episodio, no? Sì, non me l'avevi ricordato detto. Tutto. Te l'avevo detto. Sì, detto. Esatto, ok, perfetto. No, perché poi qua adesso magari ci possono essere anche strane cose. Vabbè, comunque, Gabri, è stato bello sentirti. Ciao. Ciao, dopo. Addio. Oddio, ho rotto tutto. No, ho rotto una stanza. Ho rotto. Ok, c'è di fatto. No, perché praticamente, Chiara, è appena successo un casino. Cioè, è appena successo, vabbè, ce ne occuperemo dopo, tunisiani. Praticamente ho rotto tutto TS, ma spero che non succeda mai più. No, dove è finito? No, ci dobbiamo tippare, scusa, Chiara. Forza, dove è finito? Infatti, cioè, no, io mi sono tippato da Chiara, vabbè, io mi sono tippato, ok, perfetto. siamo riusciti, ragazzi. No, stiamo esplodendo in mille pezzi. Allora, praticamente... Vediamo un attimo cosa farà, perché secondo me sta ingegnando un piano segreto per distruggere tutto quanto. Può darsi, cioè, ma no. Come? Ma scusami, ma Gabriele non credo lo farebbe. Chiara? Dai. Chiara, mi è appena venuto una cosa in mente. Una cosa di cui mi sto preoccupando molto. Tu ti ricordi che in uno degli ultimi episodi c'era scritto che, c'era un cartello che diceva che la fine è vicina. Ma come? Come se stesse per esplodere il mondo. Non è che è Gabri quello che sta cercando di distruggere? O magari sta venendo controllato? Il personaggio di Gabri magari sta venendo controllato da qualcosa, lui non ce lo vuole dire? Ragazzi. No, ma dai, non mi dire così. Sì. Non ci posso credere, cioè, sinceramente. A rigor di logica, Chiara, dovrebbe succedere che praticamente inizia a muoversi da solo il personaggio. Io non saprei. Tu cosa dici? Io sinceramente non lo so, perché dobbiamo vedere, dobbiamo indagare alla fine. Dobbiamo indagare, esatto, dobbiamo indagare. E dobbiamo indagare anche sul perché tu non rispondi in fretta. Ma come? Ma scusami. Potrebbe darsi anche una buona indagine da fare, forse una delle sì, migliori. Ma alla fine lo sai che il mio cervello è un po'... Un po' tardi. Povero Dino. Vabbè, comunque, allora, ma cosa hai in mente di fare? Scusate. Ma va avanti e indietro. Ma infatti non sto facendo niente. Guarda, vedete che è strano comunque. Cioè, non è normale. Cioè, ma salta da solo, salta. Infatti, ma cosa? Perché sta andando in cerchio di nuovo? Ma ecco, secondo me adesso sta venendo controllato da qualcuno. Veramente, tu credi? Io posso chiederglielo, aspetta un attimo. Ok, eccoti qua, Gabri, ciao. Amici, ciao. Allora, dimmi... perfetto, porca miseria. Noi sentiamo praticamente il richiamo, diciamo, del,
dello strogoticismo. Un bel richiamo. Esattamente. Allora, Gabri, dimmi un attimo. Tu, dimmi. Oh, creatura, stai essendo controllato a volte il tuo personaggio? In realtà sì. Si muove un po' da solo. Scusa, e tu perché non ce l'hai detto finora? Non volevo farvi preoccupare. Ah, per quello. Io sono scioccata. Io, Denisiani, non ho parole. Io allora, non ce la posso fare. Ragazzi, cioè, ci rendiamo conto che Gabri sta essendo controllato su Minecraft e lui non ci sta dicendo niente. Cioè, no, ma perché non volevo farvi preoccupare. Per quello non ce lo dici, ma scusami, ma se c'è uno che ci sta minacciando di distruggerci tutto il mondo, Gabri, e tu stai essendo controllato e tu potresti essere anche la causa di questo, di questa distruzione del mondo, e non ce lo dici, no, va a succedere che io non faccio il backup, il mondo viene distrutto e perdiamo tutto, Gabri. Allora, quindi villaggio. Esatto. E io, scusa, il dio lama e questa cosa c'entrano qualcosa? Vabbè, niente, non voglio sapere niente. Non lo so io. Può vabbè. Essere. Ok. Sì, perché mi sembrava anche un pochino strano. Comunque, vabbè. Può essere, chissà. Quindi, ragazzi, avete visto tutto quanto quello che è successo? Gabri ci ha appena confessato che è effettivamente controllato. Esatto. Chiara, tu stai di nuovo parlando così? No, non volevo, scusami. Cioè, a volte ti prende proprio la... Io... Comunque, secondo me anche Chiara sta essendo controllata, ma chissà dove, però. E chissà... il cervello. Chi è come la controlla, per dire. Non va, guardate... Mamma mia, sono i neuroni che sono andati. Sì, ok. Se... Ok, vabbè, comunque, non voglio essere volgare perché sennò Dunizianni poi dopo va a finire male e ci chiudono il canale. Alla fine, poi. Esattamente. Quindi, Gabri, spero che tu ci dirai altre volte quando succederà questa cosa. Perché è da un po' che non ti vediamo che praticamente non cammini. Cioè, sono passati dei giorni praticamente, no, ragazzi? E da quando non stiamo registrando questa cosa, sì, diciamo, di Gabri. E infatti è anche successo questa cosa. Gabri, Chiara, tu di nuovo parli basso. Io non so più che dire. Cioè, tu ti addormenti. Oh! Sono sveglia, sono viva! Sì, viva! Non ti sentivo, per l'amor del Papa Popporo! Quindi, mi spiace. No, perché ragazzi, cioè, va fatto, se no questi si addormentano nel video e poi voi non sentite niente. Stava perché per non parlano. Per succedere, però, Sì, cosa? Tu ti stavi addormentando sulla tastiera? Sì. Ah, beh. No, io ragazzi direi di finire qua il video perché sennò qua questi muoiono. Ma poi Gabri se n'è andato, aspetta che l'ho risposto. Gabri, eccoti qua. Ma perché te ne sei andato? Vabbè, comunque. Ci ha appena confessato che è successo un patatrà. Mi sa che tu hai il microfono disattivato, sciocchino, sciocco. Salve. Ah, salve. Oh mio Dio, vabbè. Salve. Diciamo di finire in fretta questo video, quindi fateci sapere cosa ne pensate, Cosa ne pensate voi nei commenti, mannaggia, di questo tizio che vuole distruggerci tutto. E che, allora, io direi di fare anche un video quando ci distruggerà. Però tipo, non lo so, tipo... Ma se non sappiamo poi... Esatto, infatti. Dobbiamo essere attivi giorno e notte, questo è il punto. Cioè, dobbiamo essere attivi tanto. Sai quando abbiamo qualcosa di strano? Chiara, si è addormentata di nuovo. No, super normale. No, te lo dico io, non stai parlando. Come? Se ti dico che ti addormenti vuol dire che stai parlando basso, da addormentata nel bosco, da fuoco fatuo, da stupida... Grazie. Insomma, prego. Quindi, Dunizianni, è stato bello. Abbiamo scoperto una nuova cosa inquietante, cioè che anche Gabri sta essendo controllato da... Sì. Da sto tizio qua, non lo so, dal dio lama probabilmente. Quindi non ci vediamo. Può essere che è lui, eh. Sì. Ti piacerebbe? No. Chiara, che volgare. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Denisiani. Ciao.